Questa è una rom vestita da mimo? È un nuovo modo per fare soldi? Ma quant'è che venite vestiti così? Quanti siete? Piazza della Signoria a Firenze, inizia da qua il nostro giro per le vie del centro storico alla ricerca di questi nuovi personaggi che lo stanno popolando da qualche tempo. Sono rom, le stesse donne che popolavano la stazione di Santa Maria Novella, cacciate da lì, si sono spostate per le vie del centro storico. Stavolta sono travestite da mimi, truccate di bianco, lanciano baci a turisti e passanti che trovano per strada e soprattutto li importunano con fare molto insistente. Andiamo a vedere quello che abbiamo potuto osservare facendo un giro qui nel centro, tra i tantissimi turisti e tra i tanti problemi di sempre di Firenze, tra abusivismo e malcostume anche da parte di chi viene in questa città. C'è spazio anche per i rom vestiti da mimi. Andiamo a vedere. Schioccano baci, toccano le persone e i turisti fermandoli letteralmente. Con le sottovesti colorate e i loro inconfondibili zoccoli, questi nuovi mimi hanno escogitato un modo per chiedere l'elemosina diverso dal solito. Si mescolano alla folla e con modi apparentemente cortesi raccolgono monete su monete, certamente molto di più di quanto avrebbero potuto guadagnare se solo avessero chiesto l'elemosina vestite con i loro abiti tradizionali. C'è chi ci sta, chi li scaccia, chi mette a riparo iPhone e orologi da ambigui baciamani. Se alla stazione di Firenze si erano inventati i facchini, tanto che questura e comune sono dovuti intervenire drasticamente, la procura ha indagato 12 persone, oggi si travestono da mimi, mescolandosi ai turisti del centro. Ma voi siete rom travestiti da mimi? È una rom travestita da mimo? Perché mi infuri? Perché queste cose non si possono fare. Lo sai. Eravate alla stazione prima? Sì? Thank you.